Prego. E loro sono entrati dalla finestra? Sì, sono entrati da questa finestra. Hanno risolto? Hanno aperto il corridoio. È un disastro perché tutti i libri a terra, tutto ciò che c'era qui nella rastrelliera. E quindi voglio dire, veramente una violenza inaudita. E poi hanno praticamente divelto tutte e due le finestre per poi aprire quella porta. Abbiamo trovato di tutto, dal sangue, cartacce. Hanno poi tagliato un quadro Calabria che abbiamo qui, che rappresenta le lotte operaie, e poi sono andati nella zona centrale, e lì, adesso ve lo farò vedere, hanno proprio fatto un disastro, sembra un uragano, una violenza inaudita. Questo è un dipinto di? Calabria. Quindi questa è una vera opera d'arte? Questa è un'opera d'arte, sì. Atto vandale contro opera d'arte. Contro un'opera d'arte, gli hanno tirato una stampante. Questa fotocopiatrice stava lì, stava a terra, perché la volevo utilizzare per sfondare. Come Ariete? Come Ariete, sì, per cui questa fotocopiatrice stava lì nel corridoio. Il merito non c'entra i vaccini, non c'entra il nord in casa, è un atto di violenza squadrista, non c'è merito. Perché questa violenza non si giustifica. Squadrismo, sì. Perché si può protestare, si può dissentire democraticamente, figuriamoci, insomma, ma questo non c'entra niente col dissenso, questa è altra cosa. Ne hanno fatto tutti i piani, quindi sono salite fino al quarto piano, dove c'è la stanza del nostro segretario generale, hanno aperto le nostre stanze, dove c'era scritto segreteria, hanno proprio aperto, non hanno toccato nulla, però hanno bloccato le porte antincendio, come porte. Se volessero chiudersi dentro. Proprio bloccato. E poi dalle immagini lo sentite, perché c'è qualcuno che dice non si può dare fuoco, quindi la nostra preoccupazione è che appunto volessero andare ben oltre. Cioè poteva andare peggio di così? Sì, molto, sì, molto, sì, molto di sì. Ma è possibile che le forze dell'ordine erano così poche davanti a un preso? Ci hanno spiegato, noi non eravamo qua, io sono arrivata che erano già dentro, ci hanno spiegato che in contemporanea stavano tentando l'assalto a Palazzo Chigi. E quindi hanno richiamato tutto, perché il primo attacco qui l'avevano respinto, quindi convinti che era finita, li hanno richiamati tutti a Palazzo Chigi. Poi qualcuno dovrà fare le indagini, perché è evidente che il nostro è un punto sensibile, quindi era uno dei punti dichiarati sensibili, però non sta a noi. Ma si è sottovalutato un clima che c'è nel paese per voi? Noi siamo sempre molto allertati, qualcun altro ha sottovalutato un clima che sta crescendo, sì. E bisogna che da questo momento in poi tutti siano allertati. Qui non è a rischio la sede della CGIL, è a rischio davvero la democrazia, la dico così, la libertà di tutte e tutti noi.